makes you run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Ciao ragazzi, nuovo video di assaggi micidiali. Questa volta assaggeremo i mochi. Questi qua, tre gusti. C'erano anche quelli a gusto singolo, ma abbiamo detto prenderne sei da un solo sapore è meglio. Poi magari fanno schifo, invece proviamo questi, uno a testa, cioè sì, uno a testa. Un sapore a testa. Un sapore a testa e... vediamo com'è. Speriamo di non morire. Qua dietro non c'è scritto niente, cioè... ci sono gli ingredienti, ma meglio non leggerli questa volta. No. C'è anche la bustina per l'umido. È fantastici, no? Salutari. È tipo quella che mettono nei pacchi che magari si umidiscono col. Sì. Quindi apriamoli. Fai così, le strappali là. Ok, l'ho aperto. Aperto. Ma scusa, una forbice? Non si aprono più, adesso si aperte solo nell'angolo. Bene, ecco, prendi le forbici. Minchia, mi è arrivata la vampata. Sesamo. È arrivato il profumo fino qua. Ok, dopo, con le forbici le abbiamo aperte. Dopo 50 ore le ho detto usa le forbici. E le ho usate. La bustina, che non tocco perché è tossica. Quindi questi sono i mochi. Adesso li faccio ribaltare perché io ho un senso dell'equilibrio fantastico. Non so quale iniziare. Iniziamo dal mezzo. Allora partiamo dal mezzo? Sì. Dal mezzo. Io tiro fuori tutto, anche se riesco, eh. Io non riesco. Aspettate. Ah! Come va? No, aspetta, che non viene fuori. Sono morbidi. Mochi. L'odore? Vorrei sono darci di noccioline. Io mordo. Aspetta un attimo. Vediamo. Beh. Ah. Infatti c'è burro d'arachidi in mezzo. Allora, sa veramente di burro d'arachidi, ma tantissimo. Sì, perché ce l'hai in mezzo. È buono. Direi quasi che la pastella fuori non sa di niente, il sapore glielo dà quello in mezzo. A parte che si appiccica ovunque. Non hai denti. È pastoso. Devo dire che mi piace. Sì? Io non lo finisco perché mi piace, oppure che gli altri non mi piacciono, quindi lo tengo se mi devo rifare la bocca. Però finisco. Comunque questo in mezzo era buono. Non ho idea di come sia. E questo qua con... l'infarinatura marroncina. Già. Adesso vediamo da assaggiare destra o sinistra. Quelli? Okay. Assaggiamo questi qua, quelli che dovrebbero essere. Sesamo. Sesamo? No, sono meno frianti. C'è la coppettina, cos'è? Sono questi qui. Ho perso i semi. Ho perso i semi di sesamo ovunque, va bene. Assaggiamo. Il dentro è nero. È nero come non so cosa. Anzi lo so, ma non lo dico. A parte che i semi sono fastidiosi. Già. Nero di seppia? Qua ne piace tutti i denti possibili. Sì. No, fa niente. Non è buono come l'altro. No, più buono quello del prima. Cosa sa quello in mezzo? Di niente. È un dolcino e basta. Ma è un dolcino scrauso. Yes. No, veramente sembra cacca, scusatemi. A me non piace, il dentro è farinoso, non è crema, è farinoso e non ha un gusto ben definito. No, non è buono. No, boh. No. Saremmo gli ultimi due, quelli bianchi col voltino verde. Vedi che ho fatto bene a tenermi quello di scorta.
Sono così. Sono morbidi. Morbidini. No, sono tutti i semi di sesamo che mi girano per la bocca, che schifo. No, no. Assaggiamo gli ultimi. Anguria? No. Ah, il dente sembra ancora cacca. Scusatemi, ma... Marroni. Crema di marroni. Sì. È simile, sì, alla crema di marroni. Sta cadendo! No, è talmente densa sta crema che proprio non cade. Anche questa è una via di mezzo. Finito. È una via di mezzo anche questa. Non fa impazzire nemmeno questo. Il fuori non sa di niente. No. E il dentro è un... crema di marroni. Ma non è neanche dolcissima, ecco. Non è proprio dolce, dolce, dolce. Burro d'arachidi va meglio. Sì, quelli qua, cioè io il mi sono tenuta furbamente. Io li ho tenuti dentro la panza. Quello, il primo che abbiamo assaggiato era il più buono, sì. Questo qua è una via di mezzo. Quindi niente. Io vi consiglio, se trovate il pacchetto singolo di questi qui... con burro d'arachidi, sì, dentro. Gli altri... Io andrei per quello di... primo che abbiamo assaggiato, cioè quello del burro d'arachide, e questo ultimo bianco. Con il, sì, sesamo, quello in mezzo no. Non è quello di sesamo no. Quindi niente ragazzi, al prossimo video. Ciao, ciao.